28ª puntata di Backstage può partire. Siamo una delle ultime puntate, diciamolo, home, realizzate ovviamente in periodo di quarantena. Come tante cose abbiamo fatto ovviamente insieme, abbiamo suonato, abbiamo cantato, abbiamo sentito musica, e con Marco Calderone, che ci ha aiutato nelle scorse settimane, questa sera andremo a conoscere un artista molto speciale che è Bob Korn. Devo dire che Marco ha veramente dei gruppi particolari, che hanno un'impronta non soltanto ligure oppure regionale, ma molti gruppi hanno spesso varcato le soglie multiregionali o addirittura nazionali o internazionali. Questa sera, tra le varie chitarre che vi ho proposto e vi ho fatto conoscere, questa forse è quella che costa di meno, perché nuova, o una chitarra così potrà costare 600-700 euro, però ha delle timbriche, delle caratteristiche molto particolari, e vale la pena conoscere la G&L, perché uno dei creatori di questa chitarra è Leo Fender, e di conseguenza ha aperto questa fabbrica di chitarre, che ha avuto un ottimo successo perché la costruzione è sempre curata nei minimi particolari. Questa, nella fattispecie, assomiglia alla Fender Telecaster, però il corpo, come potete sentire, è vuoto, è svasato, e all'interno praticamente è stato tolto il legno della cassa armonica, fino a creare una chitarra con delle sonorità molto particolari, molto pastose e quasi adatta anche a un suono jazz. Di conseguenza, questa chitarra, devo dire che suona bene, molto sia distorta che sui puliti, che contrariamente a queste chitarre, diciamo, che con pochi soldi alla fine non ti danno un'ottima resa. G&L invece è un po' una mosca bianca. Provatela, ascoltatela, e poi una di queste prime puntate di Backstage in studio l'andremo a conoscere personalmente. Intanto possiamo partire con la 28ª puntata di Backstage. Io vi ricordo, sempre su Telegenova, la TV che cresce, se sei un gruppo e fai parte appunto di una band, vuoi venire a trovarci all'interno della nostra trasmissione, manda una mail info@telegenova.net e Backstage, la 28ª puntata, può cominciare. Carissimo Sergio, grazie come sempre, siamo di nuovo qui con tutti voi telespettatori che ci seguite su questo programma di musica indipendente Backstage. Oggi con grande piacere vi presento un artista che si presenta sempre da solo, gira il mondo con una chitarra, fa parte della scena indipendente emiliana. Prima di entrare, diciamo, nel vivo della sua vita e di collegarci con lui, vi faccio vedere un pezzettino di una sua apparizione in un film recente uscito nel 2019, un film meraviglioso, Bangla, e poi torniamo subito con la storia di Bob Korn e la sua musica. Si chiama Love Turns Around. The wind, you love the wind that blows.
blows your hair, that blows your hair, that blows your hair. You love the sun, you love the sun, you love the sun. That burn your skin, that burn your skin, that burns your skin. You walk away, you walk away, you walk away. And don't look back, and don't look back, and don't look back. Well, I got you till now, it was better than ever. I'm losing you now, then I got you forever. Oh, 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 oh. Your hair, I love your hair. Blow by the wind, blow by the wind, blow by the wind. I love your skin, I love your skin, I love your skin. Burn by the sun, burn by the sun, burn by the sun. Ecco, questo era quello che volevo farvi un po' capire, e il tipo di artista che stiamo per andare ad incontrare. Parliamo di Bob Korn, indipendente, folk, un artista meraviglioso. Consiglio assolutamente l'ascolto dei suoi dischi, li potete ascoltare su tutte le piattaforme. Cominciamo da un brano del 2006 e ci ricolleghiamo tra poco insieme anche a Bob Korn. I'm walking on a road, I'm walking alone, I'm dreaming while I'm not alone. You're with me on a road. Walking alone, alone on the road. Un bellissimo brano di impronta folk del nostro artista Bob Korn, oggi ospite qui su Backstage. Tra poco lo avremo sui nostri schermi. Quello che io gli volevo chiedere, quello che tutti noi gli vorremmo chiedere, è capire un pochino, visto che percorreremo un po' la storia dell'artista, come è nato Bob Korn, cosa fa Bob Korn, cosa racconta Bob Korn, e anche un piccolo racconto di quello che potrebbe essere stato l'esperienza sul set di Bangla. E poi ascolteremo altra sua musica. Ciao Marco e ciao ai telespettatori di Tele Genova e ascoltatori di Radio Senza Tempo. Mi chiamo Tiziano e mi chiamo Tizio e, come hai detto, mi chiamo Bob Korn quando suono e canto. Come, dove è nato Bob Korn? Bob Korn è nato a seguito di una, diciamo, delusione sentimentale, una fine di una storia d'amore. Mi sono ritrovato in questa casa da solo, in cui dovevamo andare in due. Non avevo praticamente niente, non c'era niente in quella casa lì, se non una piccola TV e un lettore CD e una chitarra che non toccavo da tanto tempo, e ho iniziato a fare le canzoni su questa cosa.
All'inizio ero stato un po' fortunato perché ero già un po' inserito nell'ambito musicale organizzando concerti e serate, facendo anche da tour manager così, perciò quando ho iniziato a suonare ho avuto grossa possibilità di andare a suonare sin da subito. E perciò così, quello che faccio sono canzoni molto semplici, non mi sono fatto praticamente mai accompagnare da nessuno se no io e la mia chitarra. Sì, è più che i dischi e le cose che comunque ne ho fatti, quello che mi è sempre interessato fare è stato andare in giro a suonare, e usando questo modo anche per autoalimentarmi, anche per trovare nuove persone e situazioni per scrivere e fare nuove canzoni. E così sono arrivato pure a Bangla. A Bangla ci sono stata una cosa molto bella, questo perché ho ricevuto una telefonata che mi chiedevano di andare a fare questa cosa, appunto. E mi hanno chiamato la ragazza che ha aiutato Fahim, il regista, a sceneggiare il film. Lei mi aveva visto suonare a Roma e lui cercava qualcosa del genere, e che poi ho capito dalla battuta che c'è nel film cosa cercavano, e sono finito lì. Lei l'ha fatto vedere a Fahim, Fahim ha detto sì, va bene tizio, così questo è. Syrup every day, then you stuck all around. You smile and you found long, 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 a rain of joy one night, then you walked over, you walked on your true. Long, 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 long. You look for the rainbow from inside the car, you are not to look that far. The rainbow you are, the rainbow you are, the rainbow you are, the rainbow you are. Dopo questo bellissimo brano, un pochino di pubblicità e ci vediamo qui tra pochi minuti. Thank you.
Ciao a tutti, sono Andrea, fondatore di Let's Rock, scritto appositamente con la Z. Volete scoprire perché? Andate sul nostro sito, dove avete tantissimi articoli inerenti al rock e tantissime curiosità. Noterete che il nostro intento è proprio quello di portare in auge di nuovo il prodotto rock, che secondo noi in questo momento è un po' dimenticato dai giovani che preferiscono altri tipi di musica. Quindi se volete contattarci, se volete saperne di più, in sovraimpressione potete visitare tutti i nostri link. Abbiamo anche una bellissima playlist di Spotify per accompagnare le vostre giornate. Let's rock! Bentornati qui su Telegenova Backstage, continuiamo a conoscere l'ospite di oggi, Bob Korn. Bob Korn, come abbiamo visto, è un cantautore, cantante, performer, solista folk. All'interno dei suoi testi in inglese racconta moltissime storie. Giusto, chi magari non riesce a comprendere benissimo i testi, vorrei che ci raccontassi un pochino qual è il filo conduttore dei testi dei tuoi brani, perché sono molto interessanti e profondi. Poi, oltre tutto questo, ho visto anche che hai un passato da grunge, hai fondato una band grunge e poi inoltre sei anche direttore artistico di un famoso festival di musica indipendente con artisti da tutto il mondo. Ecco, parlaci un po' di questo e poi continuiamo ad ascoltare la tua musica. Ma un filo conduttore forse il vero e proprio delle mie canzoni, non so bene se ci sia o meno. Tendenzialmente quando mi metto a scrivere una canzone, cioè mi viene, non è che mi metto, cioè mi viene, di solito non sono, diciamo, felice, magari è successo qualcosa così, e diciamo forse più che un filo, cioè una cosa che in quasi tutte le mie canzoni è una presenza femminile, diciamo così. E l'altra cosa, soprattutto quando ho iniziato ad andare in giro molto suonando, sono stati gli incontri insieme con persone e con i posti e piccole storie. Mi piace proprio descrivere, ecco sì, anche per immagini, piccole, insomma, così, non so bene, mi viene un po' difficile parlare di quello che cosa, di sicuro, insomma, scrivo in rima e con un inglese che i miei amici di madrelingua lo chiamano broken English, perché non sono certo un gran conoscitore della lingua. Ma anche questo mi ha, insomma, non ho mai trovato grosse difficoltà, questo cantando anche all'estero, così, anzi, ho ricevuto più complimenti per le mie canzoni da madrelingua che da italiani, che magari stanno un po' a speculare appunto sul mio inglese non così perfetto, anzi, e così. E poi sì, per ho iniziato, appunto io sono preso esigenza, e magari quando avevo 20 anni o 22, che era finito un periodo così, avevo cambiato compagnia e mi ero messo a stare con i ragazzi più giovani, ci è venuto proprio, noi abbiamo dovuto fare una band, e a quell'epoca quello che si suonava era grunge, noi lo suonavamo in diretta, non eravamo anche lì dei gran musicisti, ma ci credevamo molto in quello che facevamo e tutto. E alla fine di quell'esperienza lì, diciamo con la musica suonato chiuse, ho iniziato appunto a organizzare anche il festival e anche altre cose. Il festival Musica nelle Valli si chiama, esiste da tanti anni, ha cambiato situazione, ambientazione, era anche un pochino grosso, siamo stati fra i primi a provare a lanciare un certo tipo di musica in un festival, mettendo tutti i gruppi dei nostri amici insieme. E infatti a me più che festival, che si chiama così, ma è più una festa, e col passare del tempo è diventata sempre un po' più piccolina e sempre un po' più ristretta, perché a me piace avere contatto con tutti quelli che vengono più o meno lì e che passano di lì, che siano questi musicisti, che siano qui gli spettatori o così chi passa. E mi viene anche un po', insomma, sempre un po' da ridere che confronta tantissimi festival che ci sono adesso, anche molto più grossi o molto così. Il nostro ha comunque ancora un nome, che è di Alone, e di così, di un mezzo mitologico, che è una cosa che comunque mi fa piacere, perché in quegli anni che, insomma, l'abbiamo fatto, e anche negli ultimi anni che era completamente diverso dall'inizio, era comunque, cioè, l'ambiente, l'atmosfera è sempre stata quella lì, proprio di un ritrovo di persone che hanno impostato un po' la loro vita in un certo modo con la musica.
Put your feet in the water. It comes down from the hill. Let's meet at the river. Real love and I will. No one lifts the road. No one has the cure. Let's meet at the river where the water is pure. The current is more. In silence we stand. Wherever it moves, it moves to an end. Your feet in the water that comes down from the hill. Let's meet at the river. Bring your faith and I will. Let's get lost in the mirror. Let's get beautiful in the wood. Let's meet at the river. No, no shame and no soon. The wind is blowing. In silence we stand. Wherever it blows. Un altro bellissimo brano folk, grazie mille per averci donato questi video da passare oggi all'interno del programma di Backstage. Prima dei saluti, intanto ti ringraziamo noi per essere stato qua con noi e parliamo ancora un attimo delle ultime cose, lavori, progetti che hai fatto. Nel 2019 sei uscito con Songs on the Line, che tra poco ascolteremo un brano. Parlaci un pochino dei tuoi ultimi lavori e quello che sarà il progetto più vicino a dopo tutto quello che sta accadendo nel mondo. Ti ascoltiamo, Bob. Sì, il mio ultimo disco, Songs on the Line, dello scorso anno, l'ho registrato nel 2018. Venivo da un lungo periodo senza aver fatto dischi, questo a causa del terremoto che abbiamo subito qui da noi del 2012, che mi ha un po' frenato, fermato e così. E sono molto molto contento dell'ultimo disco, perché poi le canzoni anche erano tornate. L'ho registrato in presa diretta nella stalla di Boto a Cuneo, insieme a musicisti molto molto bravi. Abbiamo suonato tutti insieme, una cosa che non avevo mai fatto prima, ed è stata una gran bella cosa esperienza. E credo che se mai rifarò un altro disco lo farò, credo, ancora in quel modo lì e magari anche in quel posto là e con quei ragazzi e ragazze che hanno suonato già con me. E progetti futuri, appunto, non lo so bene per i dischi, perché anche adesso in questo periodo non è che cioè sto suonando parecchio, ma sto suonando diverse cover ed è già un po' di tempo. Le cover le ho sempre suonate dal vivo e mi piace molto, è da tanto anche che avevo questa idea, ho questa idea di provare a fare un disco di cover. Ho due o tre idee diverse di come impostarlo.
e comunque penso che se ci sarà una prossima uscita a breve, non so quanto, sarà improntata in questo modo. Credo che farò un disco di cover, oppure sì, una canzone o due ce l'ho adesso, nuova, vediamo, chissà, non lo so, ma appunto io spero più che altro di poter tornare in giro a suonare. Questo poi con i dischi, vediamo, come ho sempre fatto. Un grande piacere fare due chiacchiere con te. Grazie mille, e adesso ci ascoltiamo il brano Down Without You. Carissimo, grazie mille, saluti e speriamo di rivederci sotto i palchi molto presto. Grazie mille per questa cosa, per questa opportunità che mi avete dato. Ciao Marco, ciao a tutti voi telespettatori. Se volete un attimo approfondire un po' di più quello che faccio, cosa vi dico? Cioè, io non ho agenti, non ho cose, non ho pagine, non ho se non una cosa su Facebook, ma su YouTube ci sono un botto di video, e così potete avere un'idea un po' più ampia di quello che faccio. Ciao di nuovo. I still don't know who you are. You said you are everything. You asked me about right direction. You drive round opposite way. I wanna learn to fall. I wanna learn to fall. I wanna learn to fall down without you. Fall down without you. I tried to give you my best. My best was not enough. You asked me to stay close, but then it became too much. I wanna learn to fall. I wanna learn to fall. I wanna learn to fall down without you. I fall down without you. My mind set it on you. Your mind set it on home. I need to get out of this, to breathe and let you breathe. I wanna learn to fall. I wanna learn to fall. I wanna learn to fall down without you. I fall down without you. I sent you wishes today. You did not answer at all. I just come back from a walk, and in the end you get a song. I wanna learn to fall. I wanna learn to fall. I wanna learn to fall down without you. I fall down without you, and then rising up, 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 and then rising up.